so come cominciare. Allora. Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono qua con Eriko. Ciao, piacere. Chi sei, Eriko? Sono giapponese e ultimamente faccio anch'io YouTube. Esatto. Io parlo sia in giapponese che in italiano. Ho due canali diversi che vi lascerò entrambi qua sotto se volete curiosare. Ci siamo conosciute a una cena in realtà con Matteo Fumagalli. Sì, esatto. E ci siamo dette dobbiamo assolutamente fare qualcosa insieme. Quindi è venuta a trovarmi, grazie. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ragionando sulle cose che potevo chiederti, perché io vorrei chiederti in realtà mille cose, visto che come sapete sono appassionata di Giappone, ma una cosa in particolare che secondo me era interessante era capire la situazione delle persone LGBT in Giappone, perché so che comunque è un po' diverso da qua. Sì. Da cosa vogliamo partire? Vuoi che facciamo tipo lettera per lettera? Allora, questa parola che hai detto in Giappone non è ancora conosciuta. Ah, già quella. Già quello. Già quello. Okay. LGBT. Esatto, LGBT. Sì. Che forse tanti giapponesi... Ah, cos'è questa parola? Cos'è? Cioè non sanno non di cosa proprio. Si intende. Però se spiegando ovviamente ogni cosa... Ah, ok, ho capito. Però non sanno nemmeno forse che esista questa parola. Ovviamente non tutti, ma tanti. Okay. Dico già tutto, nel senso che è difficile vivere in Giappone le persone di... LGBT. Esatto, LGBT. Okay. LGBT. Perché la società giapponese che ancora non è pronta a accettare queste persone. Allora. Solo anche affittarsi l'appartamento. No, davvero? Se è una persona non LGBT, allora normalmente può avere tanti servizi dallo Stato, invece se sei di questo, allora non può avere servizi. Veramente? Sì. Cioè che se sanno che tu sei, per esempio, gay, non ti affittano un appartamento. Può darsi, perché il proprietario o l'agenzia di casa può pensare che se in questo appartamento vivono due uomini, allora gli altri vicini di casa possono fare claim, cioè si lamentano. Allora magari... Meglio di no. Non ci sono delle leggi che proteggono. Adesso no. Quindi in Giappone sono molto indietro. È gravissimo. Sì. Oh mio Dio. Partiamo. Cioè, per esempio, non si può sposare. Però vuol dire che, per esempio, se è una coppia sposata, allora se uno di due manca, cioè muore, allora l'altra può avere, come si dice, casa, sì. Soldi, l'eredità. Sì. Però se sono due donne o se due uomini, anche se sono una coppia, però se manca uno, non può avere. Non ci sono diritti, esatto. Quindi. Ok, cavoli. Allora, ok, andiamo con ordine. Quindi, partiamo dalla L. Donne lesbiche in Giappone. Ce ne sono. Non si fanno vedere. Ok. Cioè, io in Italia ho visto che, per esempio, pub, cioè, tranquillamente ho visto un gruppo delle ragazze che si baciavano, cioè, però io non dico niente, anzi, ognuno è libero, quindi io penso, anzi, è bello vedere, cioè, sì. Però in Giappone non si fa assolutamente vedere. Ma forse perché in Giappone anche le coppie etero non sono molto affettuose in pubblico in generale, no? In generale anche questo, sì. Quindi normalmente anche se è una coppia di una donna e un uomo, però comunque non si fa vedere che si facciano dal pubblico, non fanno niente. Okay. Però questo ok, sì. Però se lesbiche o gay no, ok, quindi è molto nascosto, sì. Viene tenuto nascosto, sì. Quindi anche, cioè, LG, anche i gay, quindi la stessa cosa, e c'è differenza in Giappone tra i gay e le lesbiche? Viene percepito diverso. Lesbiche ancora accettato, nel senso è bello vedere, cioè è brutto dire questo, però sì. È piuttosto vedere due uomini è più bello vedere due donne, sì. Dicono. Questo anche qua purtroppo. Ah sì? Sì. E quindi io non ho mai visto in Giappone gay, coppia di gay, ma invece coppia di lesbica che non si fa vedere così vicine, però posso forse capire, forse loro... Ah. Però gay veramente... Dai. Personalmente non l'ho mai visto. Wow. Però fanno tipo una festa chiusa, privata, solo di gay o solo di lesbiche. Ok. Ci sono magari dei locali apposta, sì, eventi apposta, sì. Mm-hmm. Sai che c'è a Tokyo c'è un quartiere che si chiama Shinjuku? Quartiere di Shinjuku. Shinjuku. Però dentro lo Shinjuku c'è ancora più specifico, Kabukicho, okay. Nijome. E lì è il quartiere di tutto questo. Ok. Cioè la gente va a divertirsi, anche se io sono per esempio straight, normale, sì. Però posso andare e per conoscere sì. Tante persone, tutto certo. Libero, è bello. Dai, però non è famoso, stata. Questo quartiere è famoso perché ci sono gay e lesbiche tranquillamente. Wow, devo andarci, quest'anno sarà la mia missione. Ok, ti porto. Va bene, va benissimo, volentieri. Perché infatti lì io stavo
poi ho conosciuto varie persone che erano, come si dice, la persona che può accettare tutti e due sessi. Bisessuale. Bisessuale. Esatto. Sì, sì, arriviamo, sì. LGBT. Quindi immagino che se i gay e le lesbiche non vengono accettati, anche i bisessuali, cioè anzi magari la gente non capisce neanche. Una persona bisessuale ancora difficile capire, cioè perché sembra normale, cioè se è una donna allora sembra donna, però magari lei può innamorare di una donna o di, anche di un uomo, però dall'aspetto non si nota. Non si nota, cioè okay. A meno che lei non dice coming out. Sì. E il coming out come funziona in Giappone? Deve essere dura di dirlo dai genitori giapponesi, sì. Mamma mia. Poi dipende da che età hai, cioè fin da piccoli è difficile dire, perché cioè a scuola per esempio ci sono le lezioni sempre, non so, le donne si mette qua, gli uomini si mette qua, sempre divisi, oppure sì. C'è anche, ci sono lezioni divise fra maschi e donne, e anche lezione di nuoto, lezione di fisico, cioè è separato? Non, a volte sì. Ok. Era morta la batteria, dicevamo. Quindi ok, fin da piccoli maschi e femmine sono molto separati. Quindi coming out, secondo me, se sei ancora così piccolo, giovane, è difficile. Certo. Crescendo. E poi hai paura di, non so, dire, e poi magari gli altri studenti come ti vedono, come ti dicono, hai paura di dire. Però quando sei cresciuto, adulto, e allora secondo me ci sono le persone che dicono onestamente, sì. Però ci sono le persone che ancora ha detto a nessuno, solo chiuso dentro tutto. Beh, in Italia? Allora, anche qua non è una cosa completamente accettata e facile, però secondo me rispetto al Giappone qui siamo un pochino più liberi, sì. Più, sì, in generale c'è proprio più libertà nell'essere quello che si è. L'occhio della società, secondo me, è meno pesante rispetto al Giappone. È vero. Ma per esempio, se io sono lesbica, e in Giappone una volta c'erano, sempre per avere cellulare si fa contratto, cioè abbonamento con la compagnia, no? E spesso loro fanno diverse promozioni, tipo se sei ancora, come si dice, studente, allora non so, qualche tipo 10% di sconto, oppure se sei più di 60 anni, allora sconto. E c'è anche a volte sconto se sei coppia. Dai! Allora conviene, no? Cioè facciamo in due e risparmiamo. Però una volta non potevo avere sconto se sei, sono L o G. Ok, certo. Però dicono che adesso qualche compagnia hanno cominciato a accettare, basta che tu dici che io sono coppia. Dai, che bello! Vuol dire che qualche passo in avanti lo stanno facendo. Qualche passo, ma molto indietro, però piano piano. Questo perché grazie a YouTube, che adesso ci sono tanti youtuber, LGBT, anche ci sono youtuber che spiegano questa parola LGBT. Cosa è? Cos'è? Quindi la gente in realtà è molto curiosa. Infatti loro hanno tanti follower, tanti numeri di iscritti e poi tanti visualizzazioni. Quindi adesso la gente sta cominciando a capire, certo. E magari accettare, cambiando idea, secondo me. Sì. Quindi arriviamo alla lettera T, quindi le persone trans, sia M2F che F2M. E tu mi hai fatto degli esempi di youtuber giapponesi. Io seguo. Che lei segue, mi metti i link dei canali qua sotto. Sì, perché... sì, io li adoro. Cioè loro sono simpatici, chiacchierano, ma in realtà è dura, tanto dura la loro vita. Cioè infatti raccontano anche a volte seriamente com'è stata l'operazione, che problemi ha avuto finora. Quindi ci fa anche pensare, cioè, quanto difficile la loro vita. Anche solo coming out, dire questa cosa è molto difficile, e in più se decidere di fare operazione, ma se riesci a fare operazione, se hai soldi, ancora sei fortunata. Invece in Giappone, se non hai soldi di fare operazione, non puoi neanche cambiare sesso, documenti. Però cioè grazie a loro anch'io un po', come si dice, non è che volevo studiare apposta, ma veramente sono incuriosita. Ti aiuta a capire. Sì, è vero. In generale come viene visto dalla società giapponese una persona trans? Ma personalmente io non c'è differenza tra le persone così normale, diciamo normale o trans, anzi ognuno è libero. Però non è che hai malattia, però ti fai l'operazione, questo forse non so se è giusto. Cioè prima meglio, come si dice, accettare. Per esempio io voglio diventare uomo, dentro io dico che sono uomo, però io sono nata come donna e quindi voglio farmi l'operazione. Però non so se è giusto questa cosa, nel senso è vero che dentro di me è questo sentimento di uomo e io mi innamoro di una donna, io mi sento uomo e odio tette, così voglio tagliarne.
però alla fine meglio curare mentalmente oppure fare operazioni così sto bene? È che non penso che sia una cosa che puoi curare, perché tu semplicemente ti senti come ti senti. Non è che puoi dirti voglio sentirmi una donna, perché se ti senti un uomo se è allora forse che sei. Meglio invece di farmi operazione un corpo sana, accettare che io sono dentro, sono uomo, però non so, è difficile. Penso che quando sei nella situazione e hai un corpo che non è quello che vorresti è molto difficile. Sì, odiare te stesso è bruttissimo. Sì. E visto che viviamo in un mondo che ci dà la possibilità di modificarci e farci essere come vorremmo essere, come ci sentiamo, secondo me bisogna approfittare. Sì. Che ne dici di operazione non tipo transgender, ma tipo solo perché voglio diventare più carina e bella e fanno operazione? In Giappone va di moda fortissimo, sì. Tante ragazze fanno sì. Ma in generale mi sembra che tipo in Corea è una cosa che va molto e tantissimo. Anche troppo. Infatti sembrano tutte uguali per, sì, me. Per me. Io sono pro la chirurgia fatta se ti aiuta a sentirti meglio, però bisogna pensarci bene prima. Cioè devi riuscire a volerti bene e insieme se puoi aggiustare e sistemare qualcosa ci sta, però bisogna proprio pesare un po', sì, cosa vale la pena, cosa. E quindi dicevi che il fatto che adesso ci siano dei canali YouTube che raccontano le cose sta aiutando anche tipo i giovani giapponesi tantissimo a capire meglio. Sì. E anche questa operazione di chirurgia. Ci sono youtuber che hanno fatto tutto anche non so corpo, però a volte loro dicono che devi pensarci bene prima, perché noi abbiamo fatto, però non è che a tutte le persone dopo operazione siano contenti. Ah beh, chiaro. Quindi trasmettono il messaggio molto importante loro, secondo me. Cioè, avendo anche loro esperienza, quindi veramente io guardo volentieri. Che bello! Penso che anche in Italia il fatto che si stia cominciando a parlare anche qua di appunto di LGBTQ, di tutte queste cose, è molto d'aiuto, perché ti aiuta a metterti nei panni dell'altro, sì, e a capire una vita che non è la tua. È vero, perché se non ci fosse YouTube o queste persone che cercano di trasmettere, magari se non conosci personalmente questa persona non conosci mai questo mondo. Esatto. E invece grazie a YouTube che basta cercare, magari ti apre la tua curiosità che all'inizio prima non ti interessava niente, invece certo, adesso sei curiosa. Assolutamente sì. Quindi in generale hai l'impressione che, cioè, il Giappone sia più indietro che... Sì, secondo me sì. Purtroppo sì. Ma forse Tokyo meno, perché ci sono le persone già vestite strane, non si capisce uomo o donna. È vero. Però è bello così che ognuno si veste come vuole, però se vai nelle città un po' fuori è ancora molto indietro, secondo me. Anche qua c'è questa differenza, cioè a Milano ormai è avanti, però se vai nei paesini così, figurati. Bello, un sacco interessante, grazie. Niente. Ti viene in mente qualcosa? Altro. Che ma carina, questi sono gli appunti. In Giappone sai che gruppo sanguigno, come si dice? Sì, gruppo sanguigno. Importante, tu sei? Io sono zero positivo, credo. Ah sì? Io A. A. E c'è A, B e O e AB. Sì. Questi quattro, no? E AB è quello più o meno. Più raro, sì. Più raro. Però quando ho studiato questo argomento diceva che numero di percentuale di LGBT è uguale alla persona di AB. Ah, quindi io per esempio, sì, AB è raro, però non è che non ho mai conosciuto una persona che ha sangue AB. Cioè io conosco almeno 3-4. Sì. E vuol dire che 3-4 persone che conosco, fra quelli che conosco, esatto, ci sono LGBT. È vero, mi piace questo. Però magari loro, non so, nascondono, oppure non, anche se vogliono ma non possono dire, non hanno coraggio, quindi c'è, devi capire che come persona di AB ce ne sono LGBT. Sì, è vero, mi piace. Può aiutare il giapponese a capire meglio. Sì, sì, sì. È così abbastanza comune. È vero, è vero, verissimo. Bello, mi piace. Bene, grazie mille Rico. Noi in realtà abbiamo fatto anche un altro video che uscirà sul mio canale, altri due video che usciranno sul suo canale. Non esce purtroppo oggi la collaborazione sul suo canale, però vi lascio il suo canale qui, quante volte ho detto canale, così potete cominciare a vedere tutto quello che combina e poi vedrete il nostro video insieme più là. Ancora grazie mille. Grazie a voi. Sì, e aspettiamo i vostri commenti sulla questione qua sotto. Una magica giornata a tutti. Ciao. Ciao.